La mamma è morta a 47 anni, improvvisamente, non si sa perché, la zia Oppenheimer si allena 3-4 volte perché deve andare a fare la maratona di New York. Il povero medico dello sport, potreste anche essere uno di voi, il povero cardiologo dello sport, non gli vuole concedere l'idoneità perché? Perché si trova di fronte a questo tracciato. T negative dappertutto. Infero tutto. Ha un bel po' di estasistole sovraventricolari, ha pure qualche estasistole ventricolare, ha un bel ventricolo destro perché è 35 semplicemente all'M mondo, che è molto più largo del ventricolo sinistro, la frazione di iniezione è normale, la frazione diastolica lascia un po' a desiderare, per esempio il flusso venoso polmonare invertito, e ha un ventricolo destro ispessito, iperecogeno, un po' largo, ha una malattia lipogena. La risonanza magnetica non ci conforta, non ha di light enhancement, però ha un netto aumento del tessuto adiposo senza infiltrazione, dice il radiologo. Tessuto adiposo sia a destra che a sinistra. Guardate qui il tessuto adiposo, questo è l'equivalente ecocardiografico del sottocostale, vedete che l'immagine è molto simile, però questo spazio è tessuto adiposo. Ma perché ve lo presento? Perché l'abbiamo convinto a disallenarsi e lui si è disallenato e questo è il suo tracciato e il suo tracciato è tornato quasi normale e quindi la risposta è non so cos'è, ma sono sicuro che non è un cuore d'atleta e nemmeno un ECG dell'atleta. Perché sono sicuro? Perché questo è il suo tracciato al massimo per allenamento, questo è il suo tracciato a 38 anni, allenato ma non tantissimo, e vedete che le onde T sono positive. Cosa ci deve guidare? L'assenza o presenza di anomalie. Guardate questo errore diagnostico. Cuore d'atleta con palpitazioni e presincopi, della serie non tutti gli atleti hanno un vero cuore d'atleta, e questo è un bel maratoneta. Ha sempre avuto idoneità, però lo zio è morto a 65 anni improvvisamente, non si sa perché. La zia materna ha le aritmie, dice vabbè, 65 anni che vuoi che abbia avuto una malattia ischemica. Però lui non va benissimo perché ha aumentato gli allenamenti al termine di una gara in preparazione della maratona di New York, ha una sensazione presincopata preceduta da palpitazione. Va in ospedale, gli fanno questo tracciato, vi prego di fissarlo nella memoria, gli fanno questo tracciato, poi ve lo faccio rivedere, e concludono ECG compatibile con cuore d'atleta. Però lui ha bassi contagi, bassissimi contagi, T negativa in terza e AVF e V1-V4. Poi gli fanno anche una prova da sforzo, punto interrogativo, perché la frequenza sì e no arriva a 150, ma viene da noi a un ventricolo dilatato, ventricolo destro già all'N-mode dilatato, tratto di efflusso, la funzione sinistra è normale, ma basta sproiettare per accorgersi che il ventricolo destro è molto più dilatato del ventricolo sinistro, la banda moderatrice è disarrangiata e iperecogenica, guardate che addirittura fa un cono d'ombra e la frazione, l'accorciamento frazionale dell'area del ventricolo destro è il 13%. Poi basta fare uno sforzo un pochettino più intenso e spara di tutto, tutte le aritmie possibili immaginabili, all'Holter ci dice che effettivamente è un soggetto aritmico, poi arriva alla biopsia e si vede che è una malattia aritmogena. Guardate questo tracciato, si induce una tachicardia ventricolare sostenuta monomorfa, viene ablato e viene impiantato un defibrillatore. Ritorno al tracciato. Non può essere un cuore d'atleta. Bassi contagi, onde T negative diffuse e anche un punto in lungo se vogliamo essere un po' pignoli. Se vogliamo ancora essere pignoli, anche un'onda Epsilon e anche un'onda S molto larga in V1. Attenzione, quindi ai bassi contagi, specie in un atleta allenato. Vado verso la fine.
come leggere correttamente le cifre dell'atleta? Avete capito? Conoscendo le modificazioni elettrocardiografiche delle cardiopatie e del cuore dell'atleta, acquisendo col tempo, purtroppo, l'esperienza e il continuo aggiornamento scientifico, nuove conoscenze che consentono di interpretare quadri una volta non interpretabili. Qui avevo molti meno anni e anche un po' più di capelli, mi occupavo di T negative. Questo caso me l'ha fatto vedere a Maurizio Montuzzi, è un calciatore che ho visto quando aveva 28 anni, questo è il suo tracciato di quando aveva 28 anni, alle T negative in V4, V5, V6, rare estrasistoli. Adesso che lo vedo dico pure che è dei bassi voltaggi, ma a posteriori siamo tutti dei bravissimi diagnosti, cioè quando vediamo i casi dopo siamo tutti bravi. Ricompare nel 2004 e poi nel 2008 perché ha le palpitazioni. E perché ha le palpitazioni? E poi basta fare una prova di sforzo e si vede che ha delle tachicardie ventricolari non sostenute a blocco di branca destro ed asse deviato in alto, quindi ha origine probabilmente dalla punta del ventricolo sinistro. Si ripresenta nel 2009 perché le palpitazioni sono aumentate e finalmente, poi vi dico cosa succede, questo è il suo tracciato, vedete bassissimi voltaggi, T negative ancora con 4 o 6, tachicardie ventricolari non sostenute, quindi si fa lo studio, ve l'ha fatto vedere lui, anche il mappaggio gatto, e T negative con 4 o 6 corrispondono a delayed enhancement infralaterale sinistro e corrispondono a un'immagine istologica di sostituzione fibra diffusa. Quello che non ha Maurizio è che la lezione del tempo che ci ha insegnato che queste le avevamo chiamate T negative idiopatiche, adesso sappiamo che sono da cardiopatia ritmogena al ventricolo sinistro. Lui non sa che è diventato sempre più sintomatico, come vedete, e abbiamo dovuto impiantare un SD. Chiudo con questo. Attenzione alle estasistoli polimorfe da sforzo. Questo ragazzo di 17 anni ha adottato, di cui non conosciamo la storia familiare, a bassi voltaggi T negative infralaterali, fa uno sforzo e ha di tutto, tra sforzo e opera ha di tutto, triplette, coppie, polimorfismi diversi, e ha un eco ventricolo destro di dimensioni normali, il ventricolo sinistro è largo per la sua età, il ventricolo destro ha solo una zona leggermente dilatata sotto la tricuspide, ma soprattutto ha una zona di ipoacinesia del ventricolo sinistro apicale laterale sinistra con una frazione di lesione ai limiti inferiori. La rivedete qui, ha un delayed enhancement in questa posizione, viene studiato con un mappaggio carto endocardico negativo, quindi è una malattia eti mesocardica. Comunque viene indotto da tachicardia ventricolare polimorfa che viene ablata, viene messo in terapia con sodalolo con buona significativa riduzione delle aritmie, non è idoneo, gli vengono vietati anche gli sforzi significativi, gli viene vietata l'attività a scuola perché decidiamo con i genitori che farà un mappaggio epicardico, che per il momento era stato rifiutato, lui gioca una partita a scuola e muore improvvisamente. Finisco. Questo è un cuore, è il cuore di Pier Mario Morosini, che mi ha dato gentilmente la professoressa D'Amati. E guardate, ha un'inizialissima cardiopatia ritmogena del ventricolo sinistro, solo in questa zona del ventricolo sinistro. Per trovare bisogna cercare. Per cercare bisogna sapere, per sapere bisogna studiare. Quindi ci vuole cultura. E cosa dice Norberto Bo? Dice: cultura significa misura, ponderatezza, circospezione, valutare tutti gli argomenti prima di pronunciarsi, controllare le testimonianze prima di decidere e non pronunciarsi e non decidere mai a guisa d'oracolo dal quale dipende in modo irrevocabile una scelta perentoria e definitiva. E questo è il compito oggi del cardiologo dello sport e di voi tutti: pensare, cercare, studiare
valutare tutti gli esami e decidere con ponderatezza. Grazie.